Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Rifletto Epipharma SRL, ultimo aggiornamento. 17 marzo 2022. Cos'è Rifletus? Confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere Rifletus durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cos'è Rifletus? Rifletus è un farmaco a base del principio attivo levotropizina, appartenente alla categoria degli antitossivi e nello specifico altri sedativi della tosse. È commercializzato in Italia dall'azienda Epipharma SRL. Rifletus può essere prescritto con ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Confezioni Rifletus 30 mg / 5 ml sciroppo flacone 200 ml con misurino dosatore informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Epipharma SRL. Ricetta. SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco classe. C. Principio attivo. Levotropizina gruppo terapeutico. Antitossivi forma farmaceutica. Sciroppo indicazioni terapia sintomatica della tosse. Posologia nella confezione e annesso un bicchiere dosatore con tacche corrispondenti a 3,5 e 10 ml. Per aprire la confezione è necessario premere con forza il tappo e ruotare contemporaneamente in senso antiorario. Adulti. 10 ml di sciroppo fino a 3 volte al giorno ad intervalli di almeno 6 ore. Bambini. 10-20 kg 3 ml 3 volte al giorno. 20-30 kg 5 ml 3 volte al giorno. Il trattamento dovrebbe essere continuato fino alla scomparsa della tosse. Tuttavia, se dopo 2 settimane di terapia la tosse dovesse ancora essere presente, è consigliabile interrompere il trattamento e chiedere consiglio al medico. Infatti la tosse è un sintomo e andrebbe studiata e trattata la patologia causale. Popolazione pediatrica, non somministrare a bambini di età inferiore a 2 anni, vedere paragrafo 4-3. Controindicazioni ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6-1. La somministrazione del farmaco deve essere evitata nei pazienti con broncornea e con ridotta funzionalità mucociliare, sindrome di Cartagenaire, discinesia ciliare. Gravidanza e allattamento, vedere paragrafo 4-6, gravidanza e allattamento. Non somministrare a bambini di età inferiore a 2 anni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego l'osservazione che i profili farmacocinetici della levotropizina non sono marcatamente alterati nell'anziano suggerisce che correzioni di dose o modifiche degli intervalli tra le somministrazioni possono non essere richiesti nella terza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Gli studi di farmacologia animale hanno dimostrato che levotropizina non potenzia l'effetto farmacologico di sostanze attive sul sistema nervoso centrale, esempio benzodiazepine, alcol, fenitoina, imipramina. Nell'animale il prodotto non modifica, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it assumere Rifletus durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere Rifletus durante la gravidanza e l'allattamento? Gli studi di teratogenesi, riproduzione e fertilità così come quelli peri e postnatali non hanno rivelato effetti tossici specifici. Tuttavia, poiché negli studi tossicologici nell'animale la dose è di 24, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare barra o sull'uso di macchinari. Tuttavia, poiché il prodotto può, anche se raramente, causare sonnolenza, vedere paragrafo 4-8 effetti indesiderati, usare con cautela in quei pazienti che intendono condurre veicoli o manovrare macchinari, informandoli di questa possibilità. Effetti indesiderati durante il trattamento con levotropizina si possono verificare palpitazioni, tachicardia, nausea, vomito, diarrea, eritema. Le reazioni riportate come serie sono orticaria e reazione anafilattica. La maggior parte delle reazioni avverse, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it sovradosaggio non sono stati segnalati effetti indesiderati significativi dopo somministrazione del farmaco fino a 240 mg in somministrazione singola e fino a 120 mg TID per 8 giorni consecutivi.
sono noti casi di sovradosaggio in bambini di età compresa tra 2 e 4 anni. Si tratta di casi di overdose accidentale tutti risolti senza conseguenze. Nella maggior parte dei casi i pazienti hanno manifestato dolore addominale e vomito ed in un caso, dopo l'assunzione di 600 mg di levotropropizina, la paziente ha manifestato sonno eccessivo e saturazione d'ossigeno diminuita. In caso di sovradosaggio con evidenti manifestazioni cliniche, istituire immediatamente una terapia sintomatica ed applicare le solite misure di emergenza, lavanda gastrica, pasto di carbone attivo, somministrazione parenterale di liquido, eccetera, se del caso. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Preparati per la tosse e le malattie da raffreddamento. Sedativi della tosse codice ATC. R05DB27 levotropropizina è una molecola ottenuta per sintesi stereospecifica e corrisponde chimicamente a S3,4-fenilpiperazin, 1,il-propan-1,2-diolo. Proprietà farmacocinetiche. Studi di farmacocinetica sono stati condotti nel ratto, nel cane e nell'uomo. L'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'escrezione sono risultati molto simili nelle tre specie considerate, con una biodisponibilità, dati preclinici di sicurezza. La tossicità acuta per OS è rispettivamente di 886,5 mg/kg, 1287 mg/kg e 2492 mg/kg nel ratto, topo e cavia. L'indice terapeutico nella cavia, calcolato come rapporto di L50:50, elenco degli eccipienti saccarosio, metil pare idrossibenzoato, propil pare idrossibenzoato, acido citrico monoidrato, sodio idrossido, aroma ciliegia, acqua depurata. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Rifletus a base di levotropropizina sono: fluibrontosse secca, levotropropizina EG, sciroppo, levotropropizina Epifarma, levotropropizina FG, levotropropizina Zentiva, Levotus, sciroppo, Tusselim sedativo tosse. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.